Allora, eccoci qua dopo la partita di recupero, perché martedì non abbiamo giocato perché ne sono presentati veramente e oggi sono presentati all'improvviso i nostri avversari dell'Atletico Pedara. Infatti ci scusiamo già con chi non è potuto venire oggi alla partita perché non è stato avvisato che c'era la partita, quindi ci scusiamo con i ragazzi, ma purtroppo non l'abbiamo saputo noi all'ultimo secondo. E siamo qua con Mister Giuliano che ha fatto l'arbitro Sì. e Mister Angelo che ha visto i suoi ragazzi giocare. È un'ottima partita perché abbiamo fatto diversi gol. Com'è andata, Mister Angelo? Sì, diciamo, la partita è stata ricca di gol. Diciamo, la squadra avversaria non era niente male, giocavano loro a pallone, giravano una palla. Noi abbiamo iniziato un po' molto molto lenti, inizialmente eravamo in difficoltà, però poi pian piano siamo riusciti nuovamente a riorganizzarci e abbiamo fatto la nostra partita. Quindi comunque sei soddisfatto dei tuoi ragazzi oggi? Sì, alla fin fine diciamo di sì, a parte l'inizio che non mi è piaciuto, il primo tempo, poi diciamo secondo e terzo tempo abbiamo dato il meglio, riuscendo a portare anche un risultato nel terzo tempo positivo, e secondo tempo ce lo siamo giocati da pari, comunque alla fine diciamo un po' di gioco si è visto. Ho visto che ormai hai il solito innesto all'improvviso di Aldo. Sì, L'arma e segreta. infatti ha fatto la differenza, infatti dicevo appunto il terzo tempo con Aldo Carnazzi che è venuto da noi e ci ha dato una grossa mano. Dai, E naturalmente ha timbrato anche lui il cartellino perché riesce sempre a segnare. un giudizio all'arbitro che abbiamo visto un pochino impacciato. Ma diciamo che l'arbitro alcune lacune li manifesta e si vedono. Non conosce le regole, non No, conosce a volte le magari scambia le rimesse laterali. Cioè, regole. Ma perché non ci vede bene? allora, diciamo che l'arbitro non è comunque casalingo perché ci arbitra sempre contro. È un arbitro fuori casa, non di Fuori casa. casa, Complimenti, grazie, Giuliano. Ti ringraziamo di averci sempre sfavorito in queste partite. grazie, grazie. E dai un commento alla partita. Boh, ti posso dare, loro erano bravi, i miei nostri hanno giocato a disaperto. Ah, lui, i portieri si sono comportati bene per quello che potevano fare, l'hanno fatto. Abbiamo avuto il rientro adesso di Luca, in porta. Come lo vedi a Luca? No, Luca è bravino, forse deve parlare un po' di più, un po' troppo zitto, non Vabbè, si oggi non fa. era il suo gruppo, quindi magari Però ha anche lui. giocato bene, qualche parata l'ha fatta, pure Cristiano uguale. Hanno giocato bene tutti e due. Quindi soddisfatto di tutti e due i portieri. Sì, Oggi non hai sono visto Angelo, ti dico cresciuti. io che Angelo ha fatto una bella partita. Hanno lavorato, Però è stato bravissimo anche lui, quindi soddisfatti nel nostro lavoro dei portieri. importante, importante, Angelo, grazie. l'ultima domanda, la solita domanda, il più in forma della partita. Il più in forma della partita, ma oggi mi è piaciuto tantissimo Mattia. Ah, grande Nonostante Mattia, dei che piccoli amici. anche a Dei me è piccoli piaciuto, amici non aveva paura, che andava non sul aveva paura, tiro. essendo il più piccolo in campo, ha dimostrato di essere forse uno dei più grandi. È il Perché nostro calcisticamente non si spaventa, ha giocato benissimo davvero. piccolo Nedved. È il nostro piccolo, anche la Anche capigliatura è finita. la pigliatura. Va bene, vi ringrazio a tutte e due e ci vediamo Grazie, alla alla prossima prossima. Alla partita. prossima.